Direi che questa maglietta è abbastanza perfetta per questo film, abbastanza hippie. Non ho optato per i baffoni perché potevano essere abbastanza scomodi. Salve a tutti ragazzi, sono Toms, questo è Pretty Tommy e bentornati qui sul canale. Sono davvero elettrizzato perché oggi si parla del nuovo film di Quentin Tarantino, ovvero C'era una volta a Hollywood. E con il suo nuovo film Tarantino va per prima cosa ad omaggiare con il titolo il suo amato Sergio Leone, ma soprattutto va a realizzare un'altra opera magistrale. Una fiaba, un compendio idilliaco di ciò che era una volta Hollywood, ma non solo. Una gigantesca lettera d'amore al cinema, ad una splendida arte che crea il suo mondo, un universo più magico e più speciale della realtà stessa. Un'opera meta cinematografica su più livelli che ci immerge completamente nel 1969, l'anno in cui molte cose sarebbero cambiate ad Hollywood. Come al solito l'opinione pubblica si sta spaccando completamente a metà tra chi non gli è piaciuto o addirittura ha schifato l'ultimo film di Tarantino considerandolo uno dei suoi peggiori e chi invece lo sta elogiando. Se di solito in queste diatribe mi trovo sempre un po' nel mezzo a fare da mediatore tra la folla, in questo caso non posso fare altro che schierarmi con quelli che hanno apprezzato questo film, ma chi ha apprezzato io l'ho amato. Molte persone hanno accusato il film di non avere una vera e propria trama, ma il fatto è che una trama ce l'hai e come? E anche se non ce l'avessi, di certo ad una forte e propria identità. Certo, è differente rispetto al tipico tipo di narrazione a cui il regista si è sempre abituato. Quello suddiviso in capitoli, con gli eventi che ti vengono proposti in ordine non cronologico e molto altro. Ma la qualità a cui Tarantino ci ha sempre abituati, come la scrittura dei dialoghi, la creazione dei personaggi o l'ineccepibile reparto tecnico, beh, quella rimane e come. Proponendoci questa volta un film più raffinato e particolare, legato forse di più alla sua parentesi più elegante che ha avuto con Jackie Brown. Insomma, questa volta il regista ci propone un doppio tranche de vie. Uno spaccato di una scintillante e sfarzosa Hollywood di fine anni 60, dove il cinema si incrocia e si interseca con il cinema, ed uno spaccato della vita di una coppia di amici inseparabili, che sfrecciano letteralmente a tutta velocità verso il viale del loro tramonto. Soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Rick Dalton, una figura completamente sviscerata da Tarantino nell'arco di pochi giorni della sua esistenza. Un attore televisivo famoso per alcuni telefilm western anni 50, ora in declino. Un repubblicano convinto di vecchia data, con un po' di xenofobia latente, che odia gli hippie e che odia ancora di più gli spaghetti western. Un uomo depresso che non si ritrova più nel nuovo mondo dello spettacolo. Una persona costantemente angosciata di essere abbandonata e dimenticata da una Hollywood sì affascinante e scintillante, ma pur sempre spietata e in continua evoluzione. Quello di cui ha più bisogno è di una persona di cui fidarsi, ed è qui che entra in gioco Cliff. Il suo tuttofare, la sua controfigura, il suo autista, ma soprattutto il suo amico, la sua spada, il suo bastone. Probabilmente la persona a cui più tiene e di cui ha più bisogno. E questo Cliff è un uomo molto sfaccettato e difficile da etichettare, semplice e al tempo stesso misterioso. Una persona che tramite il suo lavoro da stuntman, cadendo e rialzandosi ancora e ancora, è riuscito a trascendere il male, il dolore, e a vivere sereno la sua esistenza, quasi tutta, come fedele amico di Rick e come padrone del suo cane Brandy, che è semplicemente fantastico e dolcissimo. No, dolcissima, credo sia una femmina, sì. Accanto a casa di Rick Dalton si trasferiranno i nuovi vicini, ovvero Roman Polanski e Sharon Tate, le nuove star della nuova Hollywood. E Sharon Tate sprigiona freschezza e tenerezza, come se fosse una vera e propria principessa. Anche se dietro di lei si nasconde una facciata molto più insicura, che non vuole far notare al pubblico e che sprigiona soltanto in una bellissima scena durante il buio della sala, mentre sta guardando il suo film The Wrecking Crew. Insomma, Tarantino la raffigura come una dolce e gentile personaggio di una fiaba, colei che raffigura un tipo di star da Hollywood che dopo il 1969 non ci sarebbe più stato. Ma per Rick Dalton Sharon Tate sarà qualcos'altro. Sarà la sua Beatrice, colei che lo aiuterà ad uscire dal suo purgatorio e che gli aprirà i cancelli del paradiso. Nel frattempo, nelle vie di Los Angeles si paleseranno diversi hippie che fanno parte niente poco di meno che della family di Charles Manson, i quali non avranno tantissimo spazio nel film, soprattutto Manson, ma solo quello che basta per diffondere un'aura di pericolo all'interno della pellicola, soprattutto dopo la fantastica scena al ranch, senza fare spoiler. C'è da dire però che Tarantino gioca molto con i killer di Cielo Drive, soprattutto sul finale, rendendoli molto grotteschi, quasi ridicoli, come già si era visto in Django Unchained con il Ku Klux Klan. Poi ci troviamo davanti ad un cast stellare con grandi nomi e deliziosi camei degli storici collaboratori di Tarantino, a partire dal grandissimo Al Pacino, che tra l'altro spara come in Scarface, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, fino ad arrivare ai vari camei come Michael Madsen, Kurt Russell o Bruce Dern. Ma i veri protagonisti sono Margot Robbie, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Tutti e tre regalano delle performance davvero degne di nota. La prima riesce a convincere grazie al simbolo che deve incarnare, una nuova star che vuole entrare
entrare in una Hollywood che non sarebbe più stata la stessa dopo i truci eventi di quell'anno. Però la coppia Pitt e DiCaprio è veramente fantastica, proprio frizzante. Entrambi sono davvero mostruosi, anche se recitano in due modi completamente differenti, visto ovviamente i personaggi che devono interpretare. Infatti Brad Pitt si basa molto sulla sottrazione, sul togliere al personaggio, per renderlo ancora più affascinante. Invece Leonardo DiCaprio è il suo contrario, si trova sempre ad aggiungere vari stati d'animo a Rick che cambiano da un secondo all'altro, e ad interpretare altri personaggi mentre gira come Rick Dalton in una scena di un film. Di sicuro entrambi si meritano una bella nomination agli Oscar, anche se mi pare di aver letto che Pitt ha deciso di non entrare in gara quest'anno. Non si sa perché, forse perché si sarebbe trovato con due film in gara, essendoci anche Ad Astra, non lo so. Insomma, con C'era una volta ad Hollywood ci troviamo davanti ad un'opera favolosa ed affascinante, ad un Tarantino più maturo, più evoluto, anche più invecchiato, che trasmette ancora una volta tutto il suo amore, tutto il bisogno che ha verso la settima arte. Stavolta però decidendo di tornare alla sua infanzia, al 1969, mettendola a parte con tanto di rissa con Bruce Lee, il cinema asiatico e il cinema moderno. Ma non gli spaghetti western, quelli proprio non riesce a metterli da parte, realizzando una pellicola che come al solito mescola i vari generi e che si diverte tantissimo a citare, ma soprattutto anche ad autocitarsi. In più riesce a costruire un'atmosfera così ben curata in ogni minimo dettaglio, così incantevole e seducente da farti perdere completamente la cognizione del tempo, sia a me come spettatore in sala, sia anche nel film. Insomma, non ho avvertito il tempo che passava e questa cosa l'ho adorata, proprio perché con questo film ti diverti, ti rilassi, cioè te lo godi, insomma. Ovviamente parlo della mia esperienza e non quella di tutti, visto che molti si sono annoiati guardando il film, quindi filtrate quello che dico. Personalmente mi sono sentito cullato da questa fiaba, da questa atmosfera, anche grazie alla sua natura costantemente metacinematografica, che mescola continuamente la realtà con la finzione, raggiungendo la sua summa con un finale fantastico, anche se prevedibile. In più l'esplosione di violenza grottesca sul finale è ancora più incisiva, proprio perché, tranne nel suo epilogo, è quasi assente all'interno del film. Poi, parlando sempre di metacinema, non posso non citare una delle sequenze che più ho preferito, ovvero quando Rick Dalton recita come antagonista in questa serie western. Ed è fantastico come in un minuto riesce completamente ad entrare nell'atmosfera del film che stanno girando, per poi essere riportato subito alla finta realtà, perché magari Rick Dalton non si ricorda una battuta. Insomma, quindi non concordo con le persone che hanno trovato il film noioso o addirittura inutile, anche soltanto per quello che è riuscito a trasmettermi. Però se devo trovare un difetto, forse più che altro una cosa che non mi è personalmente piaciuta, è stato l'inserimento del tempo e delle ore, perché l'ho trovata abbastanza inutile per i fini della storia che si vuole raccontare. Lo stesso vale anche per quanto riguarda le scritte di varie star che compaiono, come hanno fatto, se non sbaglio, con Steve McQueen, o anche il narratore che spesso irrompe per illustrarti una scena, proprio perché non sono una costante, a volte ci sono e a volte no, e la cosa è abbastanza straniante. Forse invece delle scritte avrei preferito una presenza del narratore più marcata, visto che praticamente si parla di una fiaba, e il C'era una volta ed il e visto per sempre felice e contenti con un bel narratore dall'inizio alla fine, magari ci sarebbe stato anche di più. Poi, se non sbaglio, le scritte delle star ci stanno soltanto in una scena nella festa a casa Polanski, però non mi ricordo, magari mi sbaglio. Anche la colonna sonora è fantastica, sempre funzionale la scena che stai guardando, è capace di farti entrare ancora di più in quell'atmosfera. Vorrei anche tanto parlarvi di quanto sia bella la fotografia pastello di Robert Richardson o anche la regia di Tarantino, ma la verità è che sono stata completamente trasportata all'interno della pellicola. E nonostante vi siano numerosi guizzi, long take e pieni sequenza articolati alla Kill Bill, di certo non sono riuscito a coglierli tutti, proprio perché una visione del film non basta, o almeno non mi è bastata, e sono riuscito solo a godermi il film. Lo so, uno non dovrebbe farsi emozionare così tanto e farsi conquistare in questo modo da un film, ma hey, non sono un critico e quindi il mio primo obiettivo è quello di godermi il film che sto visionando. Quindi il nuovo film di Quentin Tarantino è una pellicola eccellente, una fresca affascinante ed emozionante della Hollywood che fu vista attraverso il magico filtro del cinema. Capolavoro o non capolavoro, questo non lo so, ma di certo non è uno dei peggiori film di Tarantino, anzi. Qui, signore e signori, si parla di cinema che regala la vita. E con questo finisce la recensione di questo fantastico film che è C'era una volta ad Hollywood. Vi invito qua sotto a scrivere valanghe e valanghe di commenti per esprimere la vostra opinione riguardo questo film. In più vi ricordo anche che qua sotto trovate tutti i vari link per i social. E detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!